Tra le aspre pareti della Valle di Stignano si celano racconti antichi che trapelano come nebbia inafferrabile alle prime luci di un'alba ancorata al passato. I silenzi dei romitaggi colmano di interrogativi quest'arteria profonda del promontorio garganico. Uno in particolare sembra non volersi concedere alla storia e restare nell'inerzia: l'eremo della Trinità, tra le strutture più enigmatiche della zona. A un'altitudine di 575 metri, la sua posizione forniva un enorme vantaggio strategico. Un dettaglio intrigante è la sua appartenenza a ben due comuni garganici, dato che, secondo il catasto, il confine tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis divide a metà la pianta dell'eremo. Particolarità che potrebbe non essere un caso, e probabilmente voluta, poiché delineava il limite tra l'allora abbazia di San Giovanni de Lama, oggi conosciuta come il santuario di San Matteo Apostolo, e il feudo di Castelpagano. A supportare questa ipotesi è la testimonianza di padre Giuseppe Campanozzi, vissuto tra il 1754 e il 1810, il quale cita un documento di un tal signor fiscale, in cui vi era scritto che i signori di Castelpagano avevano diritto a due terzi di Trinità, mentre la terza parte spettava all'abbazia di San Giovanni de Lama. Non ci sono informazioni sulle sue origini, ma dall'analisi della sua struttura, alcuni studiosi avanzano l'ipotesi che sia antecedente al 1300. Un documento ritrovato nell'archivio di Stato di Foggia ne cita la presenza nel 1329. Il fabbricato è costituito da tre diversi ambienti. Il primo sembra essere il nucleo più antico, che secondo alcune ipotesi potrebbe essere nato come torretta di avvistamento. Il secondo sembra successivo, ma mantiene lo stesso orientamento del primo, mentre il terzo vano potrebbe rappresentare quello più recente. All'interno della struttura si intravedono ancora tracce di intonaco bianco e due nicchie nella muratura. Vi è poi una cisterna circolare ipogea sul lato settentrionale del secondo ambiente, circondata da una piattaforma inclinata che serviva a far convogliare l'acqua nel pozzo. Si possono notare anche alcune incisioni, tra cui il classico triangolo sormontato da una croce e una stella a sei punte con tre lettere, probabilmente ad indicare la dicitura Iesus hominum salvator. Vi è poi un masso con degli strani graffiti, apparentemente senza senso. Furono scoperti dal compianto ed esperto di eremi, Gabriele Tardio, che già aveva notato altre stranezze nei dintorni, come quelle che sembrerebbero delle macere di forma circolare, dal diametro superiore ai 50 metri. Qualche anno più tardi, Giovanni Barrella venne a capo dell'enigma scoprendo che quelle lettere appartenevano a un quadrato magico palindromo, accostandolo a uno stesso e unico altro esemplare di quadrato magico, scoperto nel 2003 a Gubbio, sul Monte Ingino. Simile nella struttura al famoso Sator, il palindromo si concentra sulla parola Niger, leggibile da qualunque parte della serie. Il Barrella trovò dei riferimenti utili in un grimorio di Abramelin il Mago, nel cui testo è presente un palindromo simile, dove la parola centrale Galag evocava demoni per il ritrovamento di tesori nascosti. Cosa accomuna il Monte Ingino di Gubbio al Monte della Trinità di Stignano? Può essere che qualcuno, in possesso di un grimorio sconosciuto, sia stato in entrambi questi luoghi. D'altronde lo stesso Tardio cita spesso le stranezze di questi luoghi eremitici, in cui a volte si praticavano riti magici e di evocazione degli spiriti. Non è un caso che il fabbricato di Sant'Agostino doveva fungere da struttura madre, per gestire e organizzare gli eremiti della valle ed assicurarsi che seguissero la retta via. La situazione fu tale
che nel XVI secolo vennero intraprese alcune azioni inquisitorie nella Valle di Stignano. Ma a Trinità non vi furono di certo solo storie torbide e tumultuose. Qui, tra la fine del 600 e l'inizio del 700, visse fra Giovanni Battista Canenei, un eremita di origine spagnola, che si distinse per la sua profonda devozione e integrità. Era così ben amato dal popolo e dal clero, da essere considerato quasi un santo. La sua vita è costellata di eventi straordinari, ma dopo 23 anni di eremitismo, morì a causa di una malattia. Il suo corpo fu poi seppellito nell'eremo di Sant'Agostino, il luogo di sepoltura per tutti gli eremiti della zona. Trinità sembra un luogo dove le energie sono così potenti e intense da risultare difficili da gestire. L'anima sensibile che vi dimora diventa santa, oppure folle.